Bene amici di Ciocomo, buongiorno. Dopo ovviamente il saluto con la tristezza per quello che è successo ieri a Como, adesso cerchiamo di tornare anche alle attività che cerchiamo, facciamo finta insomma di riuscire a che sia quasi tutto normale. La scuola, terzo giorno, oggi siamo qui al Caio Plinio, c'è la preside Silvana qua con noi, buongiorno intanto, grazie di essere con noi, di averci aperto una delle sue aule. Adesso vediamo, aspettiamo i ragazzi che stanno per entrare. Tanto buongiorno, come sta andando qua al Caio Plinio? Sta andando bene, chiaramente all'insegna della prudenza e della calma, della serenità, perché dobbiamo adattarci a delle nuove condizioni. E lo sforzo che è stato fatto in questi mesi in tutta Italia è stato di mettere al centro gli aspetti sanitari. Oggi c'è la vera domanda a cui dobbiamo rispondere, è come facciamo a fare le attività in classe, la socializzazione, eccetera, con la mascherina, con il distanziamento Con fisico. vedo qua anche, guardi, ecco, Allora, infatti, tutte le aule sono state sanificate, vengono sanificate regolarmente e i turni anche, c'è stato un enorme lavoro dai collaboratori scolastici che continuerà nei prossimi giorni, però anche all'interno di tutte le aule stiamo lavorando anche sull'autonomia, per cui ci sono tutte le condizioni per poter avere una polizia di emergenza se serve. i ragazzi come hanno reagito? Come ha colto lei? Sono serissimi, i ragazzi a scuola sono serissimi, sono molto attenti, ci aiutano, collaborano perché i nostri numeri sono grandi Esatto, voi siete al Caio Plinio o siete Abbiamo anche serale, abbiamo tre turni, quindi serale? È vero, è vero, è vero. abbiamo anche un'utenza variegata che viene da tutta la provincia, quindi vengono con diversi mezzi di trasporto, ci sono diverse difficoltà, gli spazi non erano adeguati Tra prima. l'altro, lei mi diceva che questa è un'aula dove avete ridotto della metà circa, A più o meno metà si no, però tratta. ecco, perché questa però era un ex laboratorio trasformato in aula, quindi aveva già degli spazi molto ampi, cosa che non è di tutte le nostre aule. Però tutte le classi hanno una media di 27 alunni. Certo. 27 alunni con distanziamento di un metro, sia davanti che dietro, Una cosa che volevo sottolineare perché la preside con grande sensibilità, lei e ovviamente i suoi collaboratori qui al Caio Plinio, ha ridipinto, giusto Silvana, Sì, tutte le aule. abbiamo fatto un lavoro di manutenzione e di ristrutturazione, perché anche un cineforum l'abbiamo ristrutturato, diciamo il Ministero ha offerto le risorse economiche, però dovevamo fare una lotta contro il tempo, perché anche l'amministrazione, in questo caso l'amministrazione provinciale, non aveva la disponibilità organizzativa, oltre che vabbè, con la finanziaria. Effettivamente il Ministero ha diciamo, allocato risorse sia alle scuole sia alle amministrazioni del territorio per poter operare, però i tempi erano assolutamente inadeguati per poter garantire questo. Allora io e il mio staff, un gruppo di lavoro molto allargato, però con competenze all'interno, abbiamo lavorato tutta l'estate per poter fare. Abbiamo fatto la gara d'appalto, tutto quello che serviva per poter avere la E siete ristrutturazione arrivati dell'aula. prontissimi, vedete, anche con un tocco di colore che non guasta, Allora, il colore è stato scelto per due eh? motivi. Uno Intanto magari perché, usciamo e vediamo se arrivano esatto, i ragazzi tra poco, perché dovrebbe essere questione di pochi minuti, giusto, preside? diciamo il primo turno dei Primo turno, ragazzi. perché voi avete tre. Noi adesso abbiamo tre turni, perché questa settimana vengono in presenza. Dopo, dalla settimana prossima, quando avrò l'organico al completo, perché c'erano anche questi problemi, ma che ci sono sempre stati, sinceramente, è il Esatto. sistema di reclutamento delle Sì, scuole che non non è una funziona. novità, vero? No, assolutamente, è un sistema sbagliato che abbiamo solo in Italia e questo sistema di reclutamento tutti gli anni produce sempre dei disservizi, solo che oggi questi disservizi pesano di più.
Ecco, dicevo, alla fine di questa settimana, dopo dalla settimana prossima, tutti torneranno e faranno anche una didattica a distanza, okay. Perché quest'anno, questa settimana è stata la settimana dell'accoglienza. Perfetto, quindi questa settimana tutti in presenza, tutti i suoi ragazzi. Con meno ore, ma sono tutti in presenza. Così almeno conoscevano anche i loro insegnanti e prendevamo le misure dell'abito per la settimana prossima. No, bella questa cosa. E vedo che appunto sono anche i collaboratori che stanno preparandosi, perché poi ogni giorno, come ha detto lei, preside anche qui al Caglione. Sì, vogliamo andare? Sì, sì, così. No, dicevo, i miei collaboratori, i collaboratori scolastici sono, hanno dovuto, hanno fatto la formazione, eccetera, e poi, comunque sono assegnati al piano, sono assegnati a certi, a un lavoro di sanificazione alla fine di ogni 2 ore di turno, okay. Quindi è tutto un lavoro anche organizzativo di tutte le componenti scolastiche. Ecco, alcuni dei nostri ascoltatori stanno dicendo che vedono dei ragazzi in giro, magari a gruppetti, però lei giustamente la preside non può, lei si riferisce a quello che fanno a scuola. A scuola direi che a il comportamento, sì, però ecco, forse però ecco, il continuare a ripeterlo. Sì, prima ripeterlo, però anche qua diciamo, siamo anche, dobbiamo essere tutti molto responsabili. Cioè, buongiorno preside. Buongiorno. Allora, non è facile per nessuno, certo, assumere delle abitudini, ecco, di questo genere. Sono dei vincoli, delle restrizioni che insomma, richiedono per un giovane, richiedono un certo sforzo, però i ragazzi sono molto responsabili e capiscono quando gli si chiede aiuto, e su questo loro a scuola, interpellati individualmente, quindi resi protagonisti anche della sicurezza, hanno risposto bene. È chiaro che tutto il resto andava un po' più meglio organizzato, meglio pianificato. Sono gli adulti che hanno mancato, perché non c'è stata la capacità del territorio di fare dei piani rispetto agli spostamenti, per esempio. Preside, le chiedo un'ultima cosa, poi la lascio ovviamente, visto che sta per iniziare la giornata, e molti ci stanno scrivendo in questo momento, questa famosa diatriba, come la nostra amica Michela, mascherine in aula, voi cosa, cioè sì, no, perché allora, al Giovio ad esempio le tengono, in altre scuole le sono, allora, i ragazzi, ecco. Innanzitutto noi abbiamo delle direttive nazionali e io penso che sono uscita per ultima e con poche comunicazioni sul sito, perché tutto questo chiaramente il comitato tecnico scientifico ha dovuto operare sempre tenendo conto dell'andamento del contagio e delle risposte generali che sono state diciamo approntate, no? Da parte di tutti i protagonisti. Non è stato facile, quindi chiaramente noi seguiamo le indicazioni generali. Le indicazioni generali dicono che se sono fermi non devono tenerla in questa fase, anche perché la tengono solo quando entrano, come in questo caso li facciamo entrare i ragazzi, si muovono devono avere la mascherina, ok, per entrare in aula. Quando entrano, vediamo che stanno entrando in questo momento, entrano, si siedono, da seduti tolgono la mascherina, anche perché le condizioni di adesso sono ottimali. Abbiamo le finestre aperte, abbiamo la porta aperta che è da regolamento, però il tempo è bello. Certo, sì, quindi sì, le condizioni sono le migliori. Perfetto. Dopo seguiremo l'andamento. Allora, chiaramente quando si devono spostare, no, devono indossare la mascherina. Andare in bagno, per esempio, sempre con la mascherina. E la cosa che è stata tutelata moltissimo è il distanziamento dell'insegnante dalla sua postazione, può essere la cattedra o meno, e 2 metri rispetto agli studenti. Questo non deve essere, in questo momento l'abbiamo messo come situazione assolutamente da non derogare. Okay. Poi però, se le condizioni lo permetteranno, secondo noi dobbiamo tenere il meno possibile a scuola i ragazzi, perché le attività che si possono fare istruzione sul territorio sono tantissime per un istituto superiore. Le fanno anche i complimenti per quanto è brava, e i nostri ascoltatori come Annalisa, Michele, le fanno i complimenti a lei. Ah, no. Brava preside, va bene. No. Allora,
quello che io vorrei dire è questo. Prego, Preside. È tutta una cosa, diciamo, che non conosciamo. Beh, anche per voi è un nuovo, tutto nuovo. Però una cosa sola so, che io non vorrei mai vivere in un ospedale. No, okay, questo bravo. Non posso. Perfetto. Perché facevo un'altra carriera professionale, io mi dedico all'istruzione. E i nostri ragazzi sono stati molto mortificati anche sul piano fisico. Certo. Ecco, quindi le attività che verranno fatte al Caio Plinio, anche all'esterno, sono di risarcimento danni dell'attività. Risarcimento danni dell'attività motoria. Ah, per cui prevediamo. Farete anche attività allora sì, esterna. Brava Preside. Per esempio, molta più attività motoria all'esterno. Ho un gruppo di progetto dei miei insegnanti molto attivo, mi ha già fatto. Mi farà spendere molti soldi, questo lo so, però fa parte anche delle cose che dobbiamo restituire a questi ragazzi che hanno avuto un'esperienza comunque di blocco, ecco, della loro crescita, della loro certo. possibilità di espressione e così anche altre cose. Ecco. Quindi... Preside, è stata gentilissima e molto cortese, adesso la lascio lavorare, noi andiamo all'ingresso del Caio Plinio. Dove ci troviamo quest'oggi? Sede qui in Viale Varese praticamente, Viale Cattaneo, insomma. Via Italia Libera, poi c'è quella di Via Arezzi, l'altra sede. Queste sono le collaboratrici qui all'ingresso per ovviamente sono provvedere. Attivissime, l'ho viste stamattina, sono bravissime. Hanno fatto gli straordinari, sono settimane e mesi di straordinari. Anche per loro, eh? Sì, hanno lavorato. Qui hanno tutta la piantina, indicazioni, classe, termometro. Questa è una cosa molto importante. Certo, infatti sono del Caio Plinio. Sono del Caio Plinio, lo sono perché hanno fatto uno sforzo, abbiamo fatto una lotta contro il tempo, ma senza i collaboratori scolastici è giusto sottolineare anche questa cosa, brava. Non avremmo potuto aprire e anche l'ufficio, tutti i procedimenti amministrativi che sono molto faticosi anche per le amministrazioni che lo fanno da sempre, li abbiamo dovuti fare noi e noi siamo una scuola. Cioè, quindi ci occupiamo di altro. Giustamente, ha ragione. Tempo perso. Vabbè. Però abbiamo avuto anche delle giuste direttive. Molto bene, grazie, buon lavoro. Facciamo entrare ancora i ragazzi. Grazie Preside della cortesia. Buongiorno. Grazie. Grazie.